sei stata trasportata nella magica terra del nord di Nord. Soggiornerai nella fattoria di Freya, la matriarca della comunità locale, e del suo consorte Finnur. Durante la tua permanenza nel nord di Nord, imparerai a prenderti cura dei cavalli. Aiuterai gli abitanti del luogo affrontando sfide entusiasmanti basate sull'equitazione ed esplorerai il mondo di Bella Sara. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al 26esimo episodio di Giochi Brutti. Il titolo di oggi mi è stato consegnato a mano direttamente a Lucca Comics da Albi, la sua consorte Isabelva, ed è stato anche approvato dal mio collega della commissione Giochi di Merda. Come potete aver facilmente intuito dall'introduzione, si tratta di... Bella Sara! Micchia Bella Fra! Tu zitto che non ti chiami neanche Sara! Comunque, il gioco tratta di cavalli, e non si tratta un gioco della solita casa anonima che produce giochi alquanto anonimi, appunto, ma stiamo parlando della Codemaster, quindi una casa da tutti molto conosciuta. E sì, molti di voi forse si staranno chiedendo come mai mi stia scagliando contro un gioco del genere sebbene sia un Brony. Perché il gioco parla di cavalli, non parla di pony. Comunque, tralasciando questi dettagli, andiamo a visitare il magico mondo di Bella Sara. Come si può facilmente vincere dal tipo di gioco, Bella Sara è indirizzato esclusivamente ad un pubblico di bambine o ragazzini con seri problemi sociali. Però c'è da dire che non tutti i giochi che come target principale hanno i bambini siano necessariamente brutti. Vediamo per esempio giochi tipo Cooking Mama, Drown to Life e tanti altri. Partiamo subito con il titolo. Allora, la presentazione è il classico menu con lo scorrimento del paesaggio di partenza, ossia la piccola piazza dove svolgeremo tutte le attività principali del gioco. Come prima cosa, ovviamente, ci sarà da creare un profilo e relativo personaggio. Dovremo customizzare questa tipa dall'aspetto molto intelligente e che, guardate bene, sembra che si sia dimenticata come si faccia a sorridere. Ci provo ma non ci riesce. Vabbè. A parte questo, potremmo variare i tratti, l'etnia, colore dei capelli e degli occhi. Ma sommariamente si tratta sempre della stessa base con le skin cambiate. Nessuna variazione significativa del modello, ma questo poco importa se poi, per un gioco su PC, saremo costretti a scrivere il nostro nome con il mouse e senza poter utilizzare la tastiera. Una maledetta rotellina stile gioco console che andrà girata e da cui attingeremo ogni singola lettera. Ah, e se volessimo mettere delle maiuscole dovremmo attivare e disattivare il caps lock, sempre con il mouse. Ok, dai, è fatta. Incontreremo subito la tipa che ci tutorializzerà. La vecchia Freya, nome molto simpatico per la nonna. Per farla breve, ci spiegherà che i posti accessibili in città sono... la Magione, dove avremo tutti i nostri trofei, potremmo variare le opzioni e altre cose simili. Poi ci sarà il paddock, dove pascolerà la nostra bestia di turno. La stalla, dove agghinderemo il nostro cavallo. Lo shop, l'arcata della città, che ci consentirà di raggiungere i vari livelli. E la bacheca delle novità e degli eventi. Andiamo con ordine. Appena faremo la prima partita della giornata, potremo sbloccare una carta collezionabile di un cavallo. E anche qui ci sono le comuni, non comuni, rare e leggendarie. Si possono cittare tranquillamente cambiando giorno su Windows e avviando ogni volta il gioco, ma chiamare uno stallone Mushu non è una cosa molto bella. Esistono anche delle carte fisiche con dei codici, e ne è presente una anche nel gioco che ho qui con me, ma di questo ne parleremo più tardi. Adesso partiamo subito con la magione delle opzioni. Qui, oltre a poter gestire le regolazioni di gioco, avremo anche il nostro guardaroba, dove potremo agghindare la nostra tipa perfettamente come una Barbie. E se nel caso ci fossimo stufati dei soliti 4 stracci rosa, avremo sempre a disposizione lo shop, dove poter acquistare, oltre ai vestiti, anche da mangiare per i cavalli. Caramelle, zuccherini e simili saranno a nostra disposizione, ed alcuni cibi, tipo carote e mele. Costeranno addirittura più dei vestiti! 100 denari per 2 zollette di zucchero quando con 50 denari posso comprare una giacchetta. Alla faccia della crisi. Come farò a nutrire il mio cavallo? Morirà di fame, di stenti, lo dovrò vendere al macellaio.
Quindi, preoccupati per lui, il protagonista del gioco, andiamo a vedere come se la passa la nostra puledra nella sua stalla. Un'odiosissima aura di petali rosa circonderà la maestosa creatura, rendendo tutto così sdolcinato e senza senso. Accarezziamo subito l'animale per migliorargli la barra d'affetto. Bella Sara, bella Sara, bella Sara, bella Sara, bella Sara. Le altre statistiche disponibili saranno la barra del cibo e una con degli spruzzi bianchi. Ah, poi capisco che si tratta della sporcizia del cavallo. Quindi dovremo strigliarlo e spolverarlo fino a quando la barra non tornerà al massimo della sua capacità. Poi, tra le varie opzioni, potremo anche abbeverarlo e quindi fargli mangiare del fieno, avendo così tutte le barre piene. E poi, fieno e acqua sono infinite. E soprattutto gratis! Gratis! Con zuccherini, mele e carote che costano quanto un motorino, non ti dicono subito che hai a disposizione tutto quel che serve a sfamare l'equino in maniera completa e soprattutto gratuita. Vedi se mangi la paglia, vedi? Passiamo alla stalla. Qui niente di interessante. Semplicemente potremo scegliere come agghindare il nostro cavallo in base alla sella, parastinchi e cavezza che gli andremo ad acquistare. E io che pensavo che in caso di problemi avremmo potuto tramutarlo in un succulento piatto di braciole. Dai! Mi sono rotto di stare qui. Facciamo fare un po' di movimento a cavallo e cavallara. Tutto quel che avremo saranno campi sconfinati, liberi, aperti, puliti e colorati. Poi, quando ti appresti a voler vedere quanto sia effettivamente sconfinato il mondo, boom, nello skybox. Contro le finte montagne che chiudono l'area del gioco. E quanto è figo il bordo non chiuso? Ne vogliamo parlare? Devo dire che c'è stato molto impegno nel richiudere le aree, se facilmente riesco a notare mostri come questi. E non è tutto. La cosa più divertente di questo gioco sono i movimenti del cavallo, che giustamente, oltre ad andare le solite andature, passo, trotto e galoppo, potremmo anche farlo andare, diciamo, in retromarcia. Tranquillamente come se niente fosse, e come se per un cavallo fosse tanto naturale, quando per far andare di qualche passo indietro un cavallo bisogna essere esperti di dressage. Ma senza dubbio, l'esperienza più ambigua rimane la corsa verso un dirupo, che terminerà con uno stop del cavallo in posizione davvero improponibile e fuori da ogni legge fisica. Dio santo! Senza poi contare le varie barriere architettoniche e vari punti delle mappe fatte veramente con i piedi. Alberi che ci impediranno di passare, il che ricorda molto Pokémon. Altri alberi impenetrabili, ponti fatti nella maniera più spartana possibile e prati allungati per via del cattivo posizionamento delle texture. Ma in questo mondo così allegro, cosa mai dovremmo fare di interessante? Niente, vagare nel tentativo di trovare zoccoli dorati, che poi saranno la moneta all'interno del gioco, carte bonus, oggetti random e chiavi per aprire nuove aree senza che la vecchia Befana ci ricordi che da quella parte non possiamo passare. Comunque, arrivo a un certo punto che mi scoccio di ciondolare per la prateria e decido di tornare a casa, con il nostro cavallo già stanco, lurido e probabilmente anche saporito. E subito verranno visualizzati tutti i bonus che avremo sbloccato, quindi due carte. Pandora, una specie di Trixie di serie B, e Neptune, una Cassiopea marina equina. Prima di continuare a scorazzare con nuove fantastiche avventure, dovremo rimettere in sesto il nostro destriero. Sempre con la solita mangiata, bevuta, strigliata e poi pronti per nuove, fantastiche, pucciosissime avventure. Vediamo l'ultima cosa che ci manca, le gare che si svolgono sempre nei soliti livelli. Beh, praticamente questo tipo di gare sono semplicemente dei percorsi con dei salti che dovremo seguire. Nessun trigger, gli unici punti di passaggio sono distantissimi l'uno dall'altro e sono semplicemente dei salti. Il che vorrà dire che tagliare il percorso a nostro piacimento non comporterà penalità e concludere la corsa con i tempi migliori sarà un gioco da ragazzine. Ultima nota che vorrei fare sono i salti. Praticamente, una volta che ti metti in direzione dell'ostacolo, comparirà in basso l'icona del salto. Mezz'ora prima bisognerà premere il salto e il cavallo, al momento opportuno, zomperà le sbarre. Senza parole. Praticamente ti prenoti per il salto automatico che 2 secondi dopo verrà effettuato in tutta tranquillità senza la minima sfida. Penserete che tutto sia finito qui? No signore! In molti punti il gioco invoglia a provare la sezione online sull'apposito sito di Bella Sara, al quale, come state vedendo, mi sono regolarmente iscritto e dopo aver cliccato su Gioca Desp
mi sento pronto a provare i contenuti online di questo fantastico gioco. Scopri la storia di Bella Sara, narra di regni incantati, amicizia e magia. Leggendari cavalli ora, tutti da accarezzare e pettinare. Jewel, Lien, Diamond. E Bella, dal purissimo manto bianco, diventa la dea dei cavalli e scopri i tuoi poteri magici. Vivrai a nord di nord insieme a Flora. Che magia al nord di nord e i suoi tanti passaggi segreti. Bella Sara. Giochi preziosi. Senza tirarla troppo per le lunghe, ci troveremo un giochetto molto in stile Farmville, dove troveremo né più né meno lo stesso tipo di partite che abbiamo già visto in single, solo che questa volta ci sarà un dettaglio diverso. Quando ho fatto quel giochino, mi sono trovato quel bel gira gratis. Quindi è come dire che da dopo non si regala più niente. E si scopre infatti il motivo per cui il CD invogliava tanto a provare l'online. Tiro fuori la card bonus trovata nella confezione del gioco e inserisco, nell'apposita casella, il codice segreto per riscattare il mio cavallo. Il mio unico cavallo che avrò nella stalla. Sì, perché se nel gioco in single player le card erano virtuali e potevi trovare, andando avanti nel gioco, ogni genere di bestia, per poter avere più cavalli dovremo acquistare delle bustine contenenti card bonus da poter riscattare online. Sempre sul sito saranno presenti link di un paio di rivenditori che venderanno svariati pack di carte per poter acquistare e riscattare dei personaggini, monete o oggetti da poter utilizzare sul loro sito. Oramai anche i giochi per ragazzine sono finiti in questo circolo vizioso. Che dire ragazzi, purtroppo la moda di mettere dei DLC a pagamento o comunque degli extra che vanno pagati ha intaccato anche questo genere di giochi. In questi giorni purtroppo non sono potuto passare da campagna per distruggere il disco, però che brutta morte farai. Forse vi ho già detto tutto di questo titolo della Codemaster. Io non posso far che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio di Giochi Brutti.